Io credo che solo la passione ti porti a fare dei sacrifici, i quali poi ti fanno raggiungere degli obiettivi importanti. Quindi se uno rinuncia a tante cose per cominciare a correre in automobile o per debuttare in automobile, il giorno che tutto inizia, è un regalo, è un premio, è già un traguardo raggiunto. Quindi il debutto è una cosa sì di grande emozione, ma anche diciamo, il frutto di tanto lavoro, di tanta passione, di tanti allenamenti che poi ti danno la sicurezza fin dall'inizio e che poi ti permetteranno in futuro di diventare un grande campione. Nel Veneto non c'erano circuiti, quindi gli appassionati di automobilismo andavano a vedere le gare in salita oppure i rally. Qui passavano delle gare importanti come il Rally di Monte Carlo, il Rally di San Martino, con dei campioni blasonati a livello internazionale. E quindi io da ragazzino mi sono innamorato di questo tipo di competizioni. Addirittura per andare dal dentista o per farmi fare un'iniezione, volevo mi regalassero i miei genitori un'automobilina. In casa non c'era la passione per le corse, quindi ho dovuto fare tutto da solo, ho dovuto fare l'autodidatta, guardavo i pochi filmati che c'erano a disposizione in quegli anni o le fotografie dei vari Munari, Valdegard, eccetera, e poi con la Renault 4 di mia madre cercavo di imitare le loro derapate, le loro cose, ricevendo spesso dei rimproveri non leggeri. Il mio obiettivo era correre in macchina e diventare un vero pilota. Finalmente, dopo un po' di anni di grossi risparmi, sono riuscito a comprarmi la mia prima macchina, un Opel Kadett GTE, che era la macchina più diffusa negli anni 70 per chi voleva correre già ad un buon livello. E così iniziai a correre. Il mio debutto lo ricordo come se fosse stato ieri pomeriggio, cioè il Rally Città di Modena, tantissimi partecipanti, tanta emozione, però effettivamente avendo fatto molte competizioni nello sci e nel motocross in precedenza, molto calmo, molto tranquillo. Se pensate che alla partenza della mia prima gara c'è stato un ritardo di un'ora e in quell'ora sono riuscito a prendere sonno nel sedile dell'automobile e il mio navigatore dovette svegliarmi per dire guarda che adesso tocca a noi. Io ero beato che sognavo chissà cosa ed ero al debutto in una prima mia gara con un'auto da corsa.